Fare i conti con l'ambiente, conferenza internazionale sulla sostenibilità. Oggi a fare i conti con l'ambiente parliamo di idrocarburi non convenzionali, lo facciamo con Ezio Mesini dell'Università di Bologna. Ecco, quale sarà il contenuto del suo intervento odierno? Il contenuto dell'intervento odierno mio è quello di fare un po' di chiarezza su cosa si intenda per idrocarburo non convenzionale. Perché l'impressione che si ha, un po' così da tecnici, leggendo sui mezzi di stampa, comunicazione e così via, è che ci sia molta confusione su cosa si intenda per questo idrocarburo non convenzionale, che certamente ha la stessa composizione chimica di un idrocarburo convenzionale, ma che evidentemente si trova in un ambiente deposizione che è diverso rispetto a quello che abbiamo considerato negli ultimi 40-50 anni e quant'altro. Quindi vogliamo chiarire esattamente cosa sia un idrocarburo non convenzionale, e da dove esso possa essere estratto sia dal sottosuolo, ma ricordiamolo anche dalla superficie. Abbiamo molto spesso delle colline in superficie che sono ricche di sabbie bituminifere che con opportuni trattamenti estrattivi possono consentirci di darci qualche... un certo quantitativo in barili, ad esempio, di olio. Quindi gli idrocarburi non convenzionali non sono solo quelli che possiamo estrarre dal sottosuolo, ma possiamo estrarre anche con normali coltivazioni minerarie dalla superficie. L'oggetto specifico però di oggi è quello di cercare di fare capire questi idrocarburi non convenzionali come possano essere estratti dal sottosuolo. Quindi avvalendosi di perforazioni che sono in parte analoghe alle perforazioni che sono fatte per estrarre il gas metano oppure il petrolio a terra oppure a mare. Quindi nell'intervento di oggi faremo riferimento alle caratteristiche che devono avere i mezzi porosi affinché da essi si possa estrarre questa risorsa molto importante per la nostra società, sia essa una risorsa gassosa oppure liquida come petrolio. Andremo a chiarire esattamente qual è il contesto sedimentologico, giacimentologico di questi giacimenti che mettono in evidenza che si tratta di formazioni caratterizzate certamente da una porosità, e troviamo questi preziosi fluidi all'interno dei pori della formazione, ma che contrariamente alle formazioni convenzionali non sono assolutamente permeabili, cioè sono impermeabili, quindi i fluidi non riescono a muoversi spontaneamente. Se non si muovono spontaneamente, nei paesi in cui si decide di coltivare questi giacimenti non convenzionali, evidentemente ci deve essere l'azione umana che con tecnologie opportune vanno, con operazioni certamente anche piuttosto criticate, ma non è il caso del nostro paese, ricordiamolo, sottolineiamolo e tranquillizziamo, con operazioni della cosiddetta fratturazione idraulica, mirano a creare una permeabilità artificiale nel mezzo. Il problema è quello di sapere controllare al massimo livello questa fratturazione artificiale, tanto da poter consentire il flusso di questi fluidi attraverso formazioni che, ripeto ancora, sono porose ma non sono permeabili. Evidentemente quando si cerca di attuare un processo di fratturazione idraulica, possono innescarsi alcune problematiche di carattere ambientale che certamente dovranno essere soppesate nell'ambito della sostenibilità del processo. Vogliamo però ricordare che per il nostro paese non è prevista fratturazione idraulica, la strategia energetica nazionale del nostro paese non fa assolutamente riferimento a idrocarburi non convenzionali. Questo comunque non ci deve esimere dal parlare di queste risorse, perché sappiamo che in molte parti del mondo, a partire dagli Stati Uniti d'America, che annunciano questa rivoluzione energetica a partire dalla risorsa metano non convenzionale, chiamata anche shale gas, sembra possa modificare gli scenari energetici internazionali. Però tengo ancora a sottolineare una volta che per quanto riguarda gli iter autorizzativi del nostro paese non si fa riferimento in alcun modo a fratturazione idraulica e a sfruttamento di risorse non convenzionali. Potremmo essere molto contenti se nel nostro paese si riuscisse a dare luogo alla coltivazione delle risorse invece convenzionali che,
come il presidente Prodi ricordava qualche giorno fa in questo articolo del 18 maggio sul Messaggero, potrebbero consentire un raddoppio della produzione domestica, della produzione nazionale, sia di gas, passando circa da 10 miliardi di normal metri cubi a 20, quindi da un 10 a un 20% anche dei nostri consumi, ma anche la produzione di olio, raddoppiare, passare circa dal 5% della produzione nazionale a circa un 10%, con ripercussioni molto importanti sulla bilancia dei pagamenti. Si parla di circa 5 miliardi di introiti favorevoli a questa operazione, e quindi in questi momenti di grande difficoltà economica, fatte salve diciamo tutte quante le precauzioni che dal punto di vista tecnologico dobbiamo attuare affinché si presti la massima attenzione nei confronti dell'ambiente, ecco, ma con tecnologie convenzionali potremmo tranquillamente aumentare, raddoppiare la nostra produzione domestica. Questo è il quadro in pratica dell'intervento che pensiamo di portare avanti oggi. Grazie.